Ciao a tutti, siamo a luglio ed è venuto il momento di estrarre i semi dai pomodori migliori che abbiamo nell'orto. Pomodori non F1, non ibridi. Questi me l'ha dato un mio amico, vale la pena veramente tirar fuori e replicarli l'anno prossimo. La situazione è molto semplice, si tagliano in due, questi piccoli sono un pochino più difficoltosi da fare. Quelli più grandi sono più semplici. Comunque, questi sono i semi avvolti in una sostanza gelatinosa. Questa sostanza gelatinosa deve essere eliminata perché è quella che ne impedisce la germinazione. Adesso faremo questo procedimento con un po' di pomodori, poi vi faccio vedere le altre fasi di lavorazione. Ovviamente, questi sono piccoli, ma si possono poi mangiare. Quelli grossi, una volta che avete tolto i semi, li potete mangiare. Scegliete sempre le piante migliori, i frutti più belli, devono essere maturi i pomodori. E questi poi, quando sarà gennaio o febbraio, se avete un semenzaio caldo, li potete poi seminare e replicare esattamente le stesse piantine da cui le avete estratte adesso. Ovviamente non schizzate in giro come me. Questi, per quanto più belli, sono Luana, ma sono F1, sono ibridi. La pianta che ne deriverebbe non avrebbe le stesse caratteristiche di quella da cui avrei preso i semi. Semi dappertutto. Adesso dovremo lavorare su questa parte gelatinosa. Per questa seconda fase ci avvarremo semplicemente di un colino e del getto dell'acqua. Versiamo la parte gelatinosa dei semi col getto dell'acqua, aiutiamo un cucchiaino, dobbiamo togliere quanto più possibile la parte gelatinosa. Acqua fredda. Qualche residuo di gelatina togliamo a mano, proprio coriacea. Mettiamo l'operazione. Ovviamente questo solo per farvi vedere il procedimento, io ne salverò molto di più i semi. Questi adesso semplicemente si lasciano al sole per un paio di giorni finché non si asciugano, non si seccano completamente. Quindi ci rivediamo fra un paio di giorni. Ed ecco qui, abbiamo atteso soltanto un giorno scarso al sole, i semi sono praticamente pronti. Adesso seguirà la terza fase, quella del confezionamento. Però già con questi possiamo assicurarci la produzione per l'anno prossimo. Siamo giunti all'ultima fase, quella di confezionamento. Allora mettiamo i nostri semini in un tovagliolo, così da togliere l'eventuale umidità. Chiudiamo. Pezzo di scotch che avevo già tagliato, togliamo. Se volete lo conservate così, sono in un vasetto al buio. Scrivete un'etichetta con il tipo di semi che avete conservato e si possono conservare fino a 2 anni. Grazie per aver visto questo video, alla prossima.